Benvenuti alle passioni di Elisabetta. Oggi voglio mostrarvi come foderare una borsa con tasca interna e cerniera. Utile per tutte le borse, ma soprattutto utile quando creiamo una borsa in lana o cotone senza rete o termoindurente, che tende ad allungarsi. Foderandola gli daremo forma e comodità. Ci occorrerà fodera, la misura in base alla grandezza della borsa che volete foderare, una cerniera, ago o macchina da cucire se l'avete, filo in tinta, metro, forbici, spilli e gesso. Misuriamo la circonferenza della borsa che vogliamo foderare. Io faccio riferimento alla borsa eclettica che trovate in playlist nella sezione Borse del mio canale. Misura 80 cm di circonferenza al fondo ed è la parte più larga, 28 cm di altezza, mentre la parte più alta, in questo caso è più stretta, misura 54 cm di circonferenza. Ma dobbiamo fare riferimento alla parte più larga della borsa. Quindi la misura di stoffa che ci occorre per foderare una borsa va presa misurando la circonferenza della borsa e l'altezza, aggiungendo 2 cm in più in ogni lato per le cuciture, 1,5 cm in più per l'orlo della parte superiore e 6 cm per il fondo, tenendo conto della cucitura e della larghezza del fondo di cui abbiamo bisogno di foderare. Tagliamo due parti di fodera da 44 cm di larghezza. Uno per il davanti e uno per il dietro, per 34 cm di altezza. Meglio sempre misurare un po' di stoffa in più prima di tagliare. Segniamo con il gesso dove dovremo andare a cucire. 1,5 cm per il fondo, 2 cm per i lati, sia per il davanti che per il dietro. Per la parte alta della borsa segniamo 1,5 cm per l'orlo, ma in questo caso la parte alta è più stretta e allora dobbiamo andare a misurare la circonferenza e dividere per 2. 54 cm diviso 2 fa 27, più 2 cm per lato, 31 cm per avere la misura esatta da segnare al centro. Facciamo un calcolo semplicissimo. 44 cm, che è la misura della stoffa tagliata in larghezza, meno 31 cm, che è la misura da segnare al centro per la parte alta, fa 13. 13 diviso 2 fa 6,5. Abbondiamo a 7 cm, quindi misuriamo ad ogni lato 7 cm. Segniamo. Con il gessetto tratteggiamo dal fondo fino ad arrivare alla parte più alta, da tutti e due i lati. Prima di tagliare ho fermato con gli spilli le due parti, così da tagliare insieme la stessa misura. Ovviamente questo procedimento non è da fare se avete una borsa da foderare di misura uguale al fondo. Dopo aver tagliato la fodera, tagliamo due pezzi di stoffa per la tasca interna. Io ne ho tagliato due parti da 30 cm di larghezza per 22 cm di altezza. Anche qui tenete conto delle cuciture. Io uso un colore differente per mostrarvi meglio. Adesso prendiamo una parte della stoffa tagliata per la tasca e una parte per la fodera. Considerate che la fodera deve andare all'interno, quindi se avete un dritto e un rovescio della stoffa, dovete posizionarla sul rovescio. Quindi prendiamo solo una parte, mettiamo da parte la stoffa che non ci serve e andiamo ad appuntare la tasca con gli spilli per
per fermarla intorno alla stoffa. Quindi questa è la parte alta, la mettiamo sulla parte alta. Giriamo la stoffa sul dritto. L'abbiamo segnata con la tasca all'interno, questa è la parte che andrà poi sul dritto della borsa, quindi nella parte visibile della borsa. E andiamo a segnare dove dobbiamo andare a cucire poi la cerniera. Quindi segniamo 1,5 cm per la cucitura, 1,5 cm, 2 cm. Poi dalla cucitura che abbiamo segnato nella parte alta dove andremo a fare l'orlo, segniamo con il gessetto 4 cm e di distanza dalla cucitura laterale segniamo a 3 cm. Dal segno che abbiamo appena fatto, dall'altezza, dobbiamo contare 2 cm almeno. Segniamo anche qui a 2 cm sia da una parte che dall'altra. Quindi adesso andiamo a tratteggiare le due parti segnate. Segniamo la metà dei 2 cm segnati, quindi è 1 cm, e lo tratteggiamo con il gesso. Questo modo. Facciamo un segnetto così, tipo un triangolo, nell'angolo e due. Adesso dobbiamo cucire questa parte esterna, tutta intorno. Se avete la macchina da cucire, con la macchina da cucire, altrimenti con ago e filo. Una volta cucito tutto intorno, prendiamo lo scucci asola o scucci punti e lo infiliamo all'interno della stoffa dove abbiamo segnato in mezzo ai 2 cm, quindi tra 1 cm e l'altro. Sarà la parte dove andremo a cucire la cerniera. Una volta segnata la stoffa, andiamo a tagliare direttamente con le forbici, per essere più precisi. E tagliamo anche lungo il triangolo che abbiamo fatto. Cercando di non andare dove abbiamo cucito. Proprio tagliando al limite della cucitura, da tutte e due le parti. Posizioniamo e fermiamo con gli spilli la cerniera dall'interno, quindi facciamo passare la cerniera, appoggiamo la cerniera nella parte interna della tasca, che fuoriesca nella parte che andrà all'interno della borsa, quindi visibile, facendo un piccolo orlo intorno alla cucitura fatta all'interno. Mettiamo gli spilli tutto intorno e adesso possiamo andare a cucire tutto intorno la cerniera. Cucita anche la cerniera, vedete che è veramente molto comoda. Possiamo andare a posizionare la seconda parte che abbiamo messo da parte per fare la prima parte della tasca. La posizioniamo sopra e andiamo a cucire sopra la cerniera. Cuciamo anche ai lati e al fondo della tasca e a questo punto giriamo in questo modo. Prendiamo la seconda parte della fodera e dobbiamo posizionarla sopra
al lato della cerniera, in questo modo, così. La tasca deve stare dietro. Fermiamo con gli spilli i due angoli e il fondo e andiamo a cucire tutto intorno. La parte superiore deve rimanere libera perché dobbiamo andare poi a cucirla la borsa facendo un piccolo orlo. Dopo aver cucito i lati e il fondo, diamo un colpo di ferro da stiro di modo da tirare bene tutte le cuciture e possiamo cucire la fodera alla borsa. Quindi la inseriamo con il rovescio della tasca dove abbiamo il dietro della borsa, la inseriamo all'interno. Fermiamo la fodera con gli spilli mettendoli tutti intorno all'apertura della borsa e poi possiamo andare a cucire con ago e filo in tinta con piccoli punti di modo che non si veda dall'esterno, ovviamente prendendo sia la fodera che la borsa. Bene, questa è la tasca interna con cerniera, comodissima soprattutto nella creazione di borse alte e senza cucitura come questa. Mi auguro che il video tutorial vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. Un saluto da Elisabetta, a presto!